Bentornati al blog del Doc, bentornati o benvenuti se è la vostra prima volta. Riprendiamo un attimo il tema dell'attenersi ai dati di fatto che, come detto in precedenza, e anche più di un video, è relativo al come porsi in relazione, almeno all'inizio, e cerca di comprendere se il partner o la partner ha buona intenzione, cioè sono in buona fede o malafede, sono interessati davvero o meno. Cioè il tema era, dal momento che non è facile giudicare chi abbiamo di fronte, visto che una persona può mentire in buona o mala fede, perché una persona può essere anche scarsamente limpida con se stessa, no? E ma al contempo noi siamo innamorati, interessati, quindi poco lucidi e noi stessi poco affidabili circa le nostre stesse capacità analitiche. Bene, a che cosa affidarsi quindi? Ecco, a questo proposito si parlava dell'affidarsi ai fatti crudi, ovvero ridurre l'arzigogolo mentale, le riflessioni eccessive e ridursi sinteticamente, mettere le carte in tavola rispetto a come veniamo trattati. Quindi, come dire, non conta più il termine ti amo, ma la declinazione fattiva del ti amo, ovvero si valuterà la relazione rispetto al modo in cui vengo amato. Questa logica del giudizio spostato sulla prassi piuttosto che sulle parole o sulle impressioni supera o dovrebbe superare tutte le infiocchettature verbali che abbiamo di fronte, le persone che potrebbero riempirci la testa di cose sentimentali ma poi nella pratica fare poco o nulla che dimostri che si abbia veramente cura di noi, ma anche superare le nostre idealizzazioni, cioè ciò che crediamo di vedere, ciò che vorremmo vedere ma non c'è, ok? Ma arriviamo al tema di questo video, che tratta i limiti di questo approccio del giudicate dai fatti, perché ovviamente non esistono mai soluzioni a tenuta stagna. E per quanto io sia un grande sostenitore dell'analisi comportamentale e reputo davvero che sia la carta migliore da giocarsi psicologicamente e fattivamente nelle relazioni, non di meno è una questione di onestà intellettuale annotarvi i limiti di questo mio stesso consiglio. Primo limite. Il primo limite, come al solito, siamo noi stessi. Cioè, se siamo innamorati, interessati, emotivamente trasportati, tenderemo a distorcere non solo i dati verbali, ma anche l'analisi di realtà. Ovviamente non si tratta di diventare psicotici, cioè di perdere la capacità di analisi di realtà, ma in effetti, ed è anche come dire, il bello dell'innamoramento, si tratta di farsi rapire dall'amore e diventare un po' folli, il che è la cosa, insomma, anche entusiasmante del sentimento stesso, no? Chi ha voglia di amori tiepidi. Non di meno, più siamo presi, più verrà alterata la nostra capacità di soppesare i dati di realtà che falsificheremo, altereremo, sovrastimeremo delle cose, svaluteremo delle altre. In base a cosa ci comporteremo così? A come si comporta la controparte? No, in base a quelle che sono le nostre aspettative, ed è quello il guaio. Ad ogni modo, io reputo che vi sia il modo di, come dire, godersi l'entusiasmo affettivo e al contempo non perdere l'analisi di realtà. Ci sono amori che dimostrano che siamo in grado di farlo. Per esempio, non so, quello verso i nostri animali, quello verso i nostri genitori, verso i nostri figli. Comunque sì, in questo caso noi siamo il primo anello debole della migliore strategia per salvaguardare noi stessi. Secondo fattore, che io reputo meno complesso ma è comunque importante, la partner si comporta, è il caso, si comporta in maniera incoerente per motivi non maligni. Cioè, mi spiego, chi ci piace, per timidezza o cautela, si dimostra distaccato, un po' freddo, disinteressato, ma in realtà non lo è. Ora, se noi giudicassimo dai dati di fatto, giungeremo ad una conclusione opposta alla premessa, ovvero che la persona appunto è disinteressata. Perché reputo che sia meno grave questa situazione? Perché dei motivi psicologici che muovono il partner, la partner alla cautela, leciti o meno che siano, non dobbiamo farcene carico terapeutico noi, che siamo solo
chiamati a voler bene a una persona, ad averne cura, non a guarirla da profonde insicurezze, da traumi passati ed avere, come dire, delle pazienze smarginate mentre veniamo trattati con indifferenza o freddezza, lecita o illecita che sia. Quindi questa è un'altra buona occasione per noi per decidere assertivamente se lo stile di amore della controparte è qualcosa che ci va bene o ci fa stare bene o ci fa stare male o no. Se sospettiamo che dietro ci sia dell'interesse e che la freddezza sia solo una questione di blocco, di timore, ok, probabilmente possiamo dedicare un po' più di tempo alla cosa, offrire più chance perché si dimostri il calore affettivo. Ma attenti, tenete conto che potreste anche essere incappati in soggetti con pattern relazionali negativi, traumatizzati, che realizzano una previsione autoavverante, ovvero che demoliscono le relazioni dall'interno tramite un atteggiamento evitante, freddo, scostante, anaffettivo, per poter raccontare, soprattutto raccontare a loro stessi quanto siano sfortunati, raccontarsi come gente che non trova mai chi li ami davvero. Stop. Ecco, affronteremo ancora il tema qua e là nel blog, seguitemi e vedrete, ma l'inciso che rimane da tutto questo discorso è che in effetti il coltello è sempre dalla nostra parte del manico, perché sia che noi siamo un po' il problema, sia che possiamo in effetti dire stop a persone più in buona fede o in mala fede, rimane il fatto che si è molto più protagonisti e meno passivi della nostra vita affettiva di quanto forse protagonisti attivi di quanto forse spesso si percepisce o si suppone. Alla prossima.